Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha incontrato questa mattina i direttori generali delle aziende ospedaliere di Catania per discutere della questione sulla sicurezza delle strutture di pronto soccorso dopo l'ultima aggressione del 1 gennaio. Qual è la posizione dell'Ordine dei Medici? Noi all'Ordine dei Medici abbiamo fatto all'indomani del fatto increscioso, l'aggressione al collega Puleo, non lo chiamerei neanche vertice, un momento di confronto fra gli operatori sanitari, i medici che lavorano al pronto soccorso, gli infermieri che lavorano al pronto soccorso e l'ordine dei medici. Gli abbiamo chiesto cose semplici ma ben circostanziate, ben precise. Strutture di pronto soccorso è un momento importante. Quindi avere un posto di polizia attivo può essere di aiuto perché la divisa rappresenta sempre un deterrente e anche l'operatore che vive la realtà di quei pronto soccorso si sente confortato dalla presenza della polizia. L'altra cosa che avevamo chiesto in maniera semplice è che si acceleri il trasferimento del pronto soccorso dal Vittorio Emanuele al Policlinico. Poi tutti i sistemi devono essere efficientati, perché anche la notizia che il 60% dei medici che lavorano nel pronto soccorso sono dei precari, ovviamente sono in una condizione così instabile che viene percepito, può essere percepita anche dall'utenza e quindi potrebbero, nonostante il lavoro, nonostante i rischi che giorno dopo giorno prendono, potrebbero non avere quell'autorevolezza o vengono sminuiti nel loro.